Oggi parleremo di chemioterapia. Quali sono i diritti del malato di cancro e cosa occorre fare per vedere riconosciute tutte le prestazioni? Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale, attivare la campanellina in modo tale da rimanere aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Nei precedenti video ci siamo soffermati sulla possibilità di ottenere l'indennità di accompagnamento per un malato oncologico che stava effettuando cure chemioterapiche. Ebbene, in questo video voglio però soffermarmi su tutti i diritti che spettano a un malato oncologico. Purtroppo siamo tutti a conoscenza che una diagnosi tumorale determina un deterioramento della persona e spesso rompe gli equilibri familiari. Il nostro ordinamento allora cerca di tutelare queste situazioni riconoscendo dei benefici all'invalido, al disabile e anche a chi si prende cura della persona. Benefici che possono essere di carattere economico e non solo. Per quanto riguarda i benefici di carattere economico, voglio soffermarmi su un'esenzione. Un'esenzione che molto spesso hanno tutti i pazienti oncologici, ma che in realtà non si sono chiesti su che cosa si basa. Ebbene, hanno diritto i pazienti oncologici a una esenzione del ticket del pagamento delle visite, delle terapie, non soltanto nel momento in cui hanno la patologia, ma anche negli anni successivi in relazione appunto a un follow-up della malattia. In questo caso si tratta di esenzione e viene applicato un codice, il cosiddetto codice 048. Esclusa però l'esenzione per la patologia, il malato oncologico può avere diritto anche a delle prestazioni di invalidità civile. Quando si parla di invalidità, infatti, occorre fare la distinzione tra invalidi parziali al 74%, invalidi totali al 100% e invalidi a cui viene riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento. A un malato oncologico, di regola, viene concesso un'invalidità civile totale al 100%. Ma attenzione, attenzione, ci sono infatti dei casi in cui può essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento e l'indennità di accompagnamento viene concessa ai malati oncologici che stanno facendo delle cure chemioterapiche. Quindi i malati oncologici che stanno facendo una chemioterapia spesso ogni 3 settimane, ogni 4 settimane o alle volte anche inferiore ogni 2 settimane hanno diritto all'indennità di accompagnamento per il periodo delle cure. Viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento proprio perché la persona in quel determinato periodo ha delle necessità. Chi invece sta facendo delle cure ormonali oppure radioterapia molto probabilmente può avere diritto soltanto al 100% di invalidità civile ma non all'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda invece i diritti delle persone che si prendono cura, ebbene in questo caso viene in aiuto la legge 104, ovvero la legge 104 del 1992, e più nello specifico l'articolo 3,3. Innanzitutto il lavoratore avrà diritto a 3 giorni di permessi, 3 giorni di permessi al mese per prendersi cura del malato. Conclusi gli aspetti relativi all'invalidità civile, bisogna soffermarsi invece sulla disabilità e in particolare sui benefici che spettano alle persone che si prendono cura di un paziente oncologico. In tal caso allora viene in aiuto la legge 104 del 1992. Se vuoi saperne di più allora ti invito a guardare il video che abbiamo realizzato che spiega tutti i benefici di quella legge 104 del 92 facendo una distinzione tra l'articolo 3,3 e l'articolo 3,1 ovvero tra disabilità grave e disabilità semplice. Per quanto riguarda invece il paziente oncologico e in particolare il familiare che si prende cura possiamo dire che in questi casi ha diritto innanzitutto a un congedo straordinario biennale che viene in questo caso retribuito, ha diritto a 3 giorni di permessi al mese, anche diritto a uno spostamento lavorativo presso la sede più vicina al malato oncologico. Inoltre può anche rifiutare lo svolgimento di lavori notturni. E allora se anche tu o un tuo familiare vi trovate in una situazione del genere e combattete purtroppo contro un tumore, allora contattami perché molto probabilmente potresti avere diritto ad una delle prestazioni che abbiamo indicato. Se inoltre hai presentato la domanda e ti è stata rifiutata, ricordati sempre che hai 6 mesi di tempo per presentare il ricorso. Sono Stefano Di Giacomo, sono un avvocato civilista e sono qui per dare voce ai
tuoi diritti.